Live Social. Live Social. Amici di Live Social, bentornati, bentrovati a questo nostro consueto appuntamento, questo spazio dedicato all'informazione che ci rende possibile potervi far arrivare tante notizie, tante indicazioni importanti per condurre meglio la nostra vita quotidiana, per gestire meglio le nostre scelte ed essere più consapevoli. Oggi siamo in compagnia di Simonetta Franceschi, lei è un counselor, una dottoressa in discipline psicosociali, benvenuta a Live Social. Grazie mille e un saluto a tutti. Grazie della sua disponibilità. Allora, discipline psicosociali ovviamente vuol dire anche avere di riferimento la vita degli altri, no? Il benessere degli altri. Il counselor tutto sommato insomma si adegua a questa disciplina perché ovviamente è un sostenitore, è un facilitatore, è un motivatore, è colui il quale tira fuori le potenzialità della persona che in quel momento si trova un po' in difficoltà. Esatto, esattamente questo. E sicuramente in questo momento ancora di più, diciamo, c'è bisogno di questo, di questo sostegno, perché non è semplice. Non è semplice perché effettivamente tutti quanti stiamo vivendo un momento particolare, un momento in cui la vita quotidiana in qualche modo è comunque cambiata. Cambiate e anche c'è una sensazione di insicurezza, di incertezza, quindi l'incognita, no? Quindi questo un po' può preoccupare, può spaventare. È vero che ognuno la vive in modo diverso, quindi percepisce in modo diverso. Le realtà oggettive sono effettivamente diverse, perché ci sono persone che continuano a lavorare, anzi che sono ancora più impegnate di prima, e ci sono molte persone invece che sono a casa, alcune in situazioni familiari differenti, alcuni sono per esempio soli, e quindi ognuno percepisce anche la realtà oggettiva in maniera diversa secondo il proprio vissuto. E quindi la domanda è come affrontare questo momento, perché effettivamente le emozioni e i pensieri associati fanno la differenza. Ci sono persone per esempio che riescono comunque a affrontarlo nel miglior dei modi, anzi lo vivono come un'opportunità, un'opportunità per esempio di più di dedicarsi a se stessi, chi comincia a cucinare per esempio o a fare cose che magari normalmente non riesce a fare, c'è invece chi vive veramente un momento di angoscia. E voi avete fatto qualcosa di più che letteratura, no? Che dare indicazioni. Sì. Siete proprio scese in campo con un'iniziativa che vorrei ci descrivesse. Sì, esatto. Quindi io, diciamo, il mio collega, il dottor Diego Piga, anche lui è un counselor e anche lui laureato in discipline psicosociali, abbiamo proprio pensato, siccome appunto noi lavoriamo con le persone, sia in gruppi, sia di gruppi sia individualmente, abbiamo pensato di creare un gruppo di professionisti, anche counselor, psicologi, psicoterapeuti, quindi professionisti nella relazione d'aiuto, e offrire un servizio gratuito. Quindi colgo veramente questo spazio, questa occasione per pubblicizzare questo servizio, perché tutti possono accedere. E che cosa offre questo servizio? È appunto per aiutare chiunque senza il bisogno di condividere i propri vissuti, gli stati d'animo con qualcuno che empaticamente lo ascolti e senza ovviamente sentirsi giudicato, oppure anche per trovare nuove risorse e strategie per affrontare appunto al meglio le proprie preoccupazioni o difficoltà, o anche per esempio per progettare nuovi scenari, perché in effetti in questo momento alcune persone si stanno reinventando anche una vita anche lavorativa, no? Quindi si può essere in qualche modo accompagnati, perché la cosa che aiuta di più è l'accoglienza, l'accettazione in questo momento anche difficile, no? Quindi soprattutto il fatto di sapere che non si è soli, che comunque ci sono persone che possono fare compagnia anche da lontano, ecco, quindi questo è. Quindi ci vuole dare tutti i riferimenti necessari, sì, per poter contattare questo sportello di ascolto? Sì, assolutamente. Allora, in primis do il numero di telefono che è 351
76 76 750, quindi 351 76 66 75 0. E poi il sito. Il sito, allora il sito è noitiascoltiamo.it, quindi lì ci saranno tutte le ulteriori informazioni, perché si può, c'è anche la pagina Facebook, le modalità, e basta, si può o scrivere o telefonare direttamente, noi possiamo fare videochiamate, chiamate via Skype, insomma tutti i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione, per fortuna, e oggi. Che abbiamo imparato a saper usare, ovviamente, chi più chi meno, però insomma sono delle piattaforme davvero che ci consentano di evitare l'isolamento. Allora ripeto io, sito web www.noitiascoltiamo.it, lì c'è tutto processo per poter entrare appunto nel meccanismo. Ti ascoltiamo noi. Molto semplice. Molto semplice. Se la interrompo, però deve essere semplice e efficace. Certo, quindi non ci spaventiamo, non ci sarà da fare nulla di particolare. www.noitiascoltiamo.it, ti ascoltiamo noi, pagina Facebook. Esatto. Il progetto parte dalla Liguria, in particolare da Savona. Simonetta. Ovviamente è riferibile a tutta Italia, chiaro. Assolutamente, chiaro. Anche perché noi abbiamo, dentro il gruppo ci sono persone di Roma, toscane, di varie parti d'Italia. Certo, finalmente le barriere si infrangono, no? Esatto, conosciamo personalmente, quindi sappiamo che sono persone molto valide, perché anche questo è importante, che abbiamo lavorato con loro o come utenti o come collaboratori, quindi garantiamo anche questo. Certo, l'ultimo dato, simonettafrance@gmail.com, se volete chiedere ancora ulteriori informazioni. Io saluto e ringrazio la dottoressa. A me personalmente, ma insomma, riferendosi al progetto. Esatto. Quindi ringrazio e saluto la dottoressa Simonetta Franceschi e le auguro veramente una felice continuazione, un buon proseguimento di attività, e grazie per aver pensato a tutti con questo progetto bellissimo. Grazie ancora. Grazie a voi tantissimo per questa opportunità e un saluto di nuovo a tutti. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Live Social.